Ciao a tutti e benvenuti. Noi siamo Sofia Restrepo, Mariana Bustamante e Jacqueline Londoño del gruppo Italiano 6 con l'insegnante Ángela Guzmán Montes. Oggi faremo un paragone tra il pittore Amadeo Modigliani e lo scultore Fernando Botero, uno italiano e l'altro colombiano. Parleremo di importanti fatti storici su ognuno di loro e un po' dei loro scandali. I due personaggi di cui parleremo sono artisti, quindi cominciamo con il primo. Amadeo Modigliani è nato il 12 luglio 1884 a Livorno, Italia. È stato un pittore e scultore italiano, noto per i suoi ritratti e nudi in uno stile caratterizzato dall'allungamento dei volti e delle figure, che non fu ben accolto durante la sua vita, ma che in seguito ottenne un'ampia accettazione. Infatti, la fama che ha acquisito è dovuta allo scandalo che seguì la sua morte. Nel 1906 Amadeo Modigliani arriva a Parigi dalla Toscana all'età di 22 anni. Si stabilì a Parigi e divenne rapidamente parte della comunità artistica. La leggenda vuole che durante il suo ultimo viaggio in Italia nel 1912, dopo un attacco di rabbia per gli scherzi dei suoi amici, portò le sue sculture al canale degli olandesi, a Livorno, e le gettò nel vuoto. È morto all'età di 35 anni. Modigliani arrivò all'ospedale il 24 gennaio 1920 e è morto la stessa notte. Jane, la sua ragazza, era incinta di 8 mesi e pochi giorni dopo aprì la finestra delle sue camere da letto e si è saltata in strada. Questa morte tragica lo porta alla fama. È anche chiamato il pittore maledetto. Una delle sue donne fu scagliata contro una lastra di vetro. Un'altra ha perso per sempre la sua bellezza quando Modigliani decise di segnarle il viso con un vetro rotto. Modigliani era un pittore ossessionato da due tipi di temi legati alla figura umana, la ritrattistica e il nudo femminile. I suoi dipinti hanno una grande semplicità compositiva e trasudano la delicatezza sia nelle forme come nei colori utilizzati. Fernando Botero è nato a Medellín il 19 aprile 1932. È un pittore, scultore e disegnatore colombiano. Il suo stile figurativo ha perso un nome ufficiale, Boterismo. Sia nella pittura che nella scultura crea figure più robuste e spesse del solito, cioè grassi. Botero è oggi uno degli artisti più ricercati e senza dubbio il pittore colombiano più conosciuto a livello internazionale. Tematicamente, il colombiano sembra amare il grotesco a causa delle sue ricorrenti immagini deformate. Botero è un autore che non genera indifferenza. L'opera di Botero è un riferimento rilevante per colombiani e stranieri quando si parla della Colombia e della sua arte. Il dolore per la morte in un sfortunato incidente d'auto di suo figlio, che aveva solo 4 anni, portò Botero alla necessità di rappresentare il bambino nel quadro blu chiamato Pedrito. La morte lasciò il segno nell'opera di Botero, che da quel momento iniziò a subire profondi cambiamenti. Nel 1976, Botero donò 16 delle sue opere al Museo di Antioquia, che gli dedicò una sala permanente, la Sala Pedrito Botero.